Bene, siamo qui di fronte nella struttura di Via Diaz che è stata approntata dal Comune insieme all'ASP e tutti gli altri comuni della Valle del Torbido in collaborazione con i medici di famiglia per avviare questa fase di test rapidi puntuale per tutti quei soggetti che ovviamente i medici riterranno di dover testare. Pensiamo che possa essere incrementata questa attività, infatti chiederemo più tamponi per avere la possibilità appunto di testare una maggiore percentuale di popolazione. Stiamo attraversando un momento molto difficile e particolare, soprattutto nella nostra comunità, anche nell'intero comprensorio della Locride, ma anche a Gioiose, per cui mi rivolgo a tutti i cittadini di assumere, diciamo, dei comportamenti nel pieno rispetto delle norme e delle regole, perché è l'unico strumento oggi che ci permette di contenere, diciamo, l'epidemia, nella speranza che da qui a breve anche gli interventi che si stanno facendo della campagna vaccinale nazionale possano iniziare ad avere effetti. Per cui la cosa che raccomando soprattutto ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie, di rispettare le regole, di non andare oltre, di capire che un comportamento responsabile è un comportamento che si tiene per il bene di se stessi ma per il bene di tutta la comunità. Per cui noi continuiamo a tenere sotto controllo e a monitorare la situazione ed assumere ovviamente tutte quelle che sono le misure necessarie per contenere l'epidemia. Voglio ringraziare anche in particolare i medici di famiglia che sono qui oggi e che verranno nei prossimi giorni a continuare queste importanti attività. E un ringraziamento particolare lo rivolgo all'assessore Papandrea, anche lui medico di famiglia, impegnato particolarmente in questa operazione del tracciamento e dello screening puntuale. Sì, siamo a Gioiosa, in una delle strutture pubbliche del Comune di Gioiosa, per questa importante attività di screening che riguarda appunto i tamponi che vengono eseguiti su una campionatura di popolazione di Valle del Torbido, grazie soprattutto ai medici di base sempre presenti, sempre pronti a svolgere un'attività in prima linea per la nostra popolazione. Ritengo che siano proprio queste attività che consentano e permettano di tenere, come dire, sotto controllo quella che è la situazione, la curva del contagio in Valle del Torbido, qui nel nostro territorio, per cui siamo anche presenti noi sindaci che siamo in prima linea, siamo spesso presenti nei nostri territori, per cui anche noi un tampone per capire appunto l'andamento generale di questa situazione di criticità da Covid-19. Mammola, per fortuna, dopo un periodo critico nei mesi scorsi, è riuscita già l'8 dicembre a dichiarare attività di Covid free per quanto riguarda il territorio di Mammola, anche se oggi abbiamo ancora qualche altro caso isolato, ma possiamo ritenerci soddisfatti di quello che abbiamo realizzato e quindi di aver abbassato sensibilmente il dato del contagio nel nostro territorio di Mammola. Un'attività che prosegue, ma che guardiamo enormemente noi sindaci di Valle del Torbido, di Unione dei Comuni di Valle del Torbido, con grande e rinnovata fiducia.